Parliamo di lavoro, parliamo di occupazione, un tema che è di stringente attualità e talvolta di drammatica attualità per il nostro paese. Ne parliamo in questa scheda di Davide Corto. Il segretario del PDL Angelino Alfano si mostra fiducioso. Arriveremo all'elezione diretta del Presidente della Repubblica. E in effetti le aperture all'ipotesi di una modifica dell'impianto della nostra Repubblica verso il semipresidenzialismo tra i democratici ci sono e sono di un certo peso. Dal sindaco di Firenze Matteo Renzi all'ex segretario Walter Veltroni, al padre nobile del Partito Democratico Romano Prodi. Anche il premier Letta ha parlato di nuove regole per l'elezione del capo dello Stato, ma tutto questo non significa che avviarsi su quella strada proposta da tempo da Berlusconi sarà facile e indolore. Il presidenzialismo? Abbiamo appena eletto il Presidente della Repubblica, è una riforma inutile, serve altro, sottolinea il leader della Lega Nord, Roberto Maroni. Da sinistra sono arrivate la bocciatura del leader del SEL, Vendola, e lo stupore per le parole di Letta del costituzionalista Stefano Rodotà, ma soprattutto è nel Partito Democratico che non tutti sono d'accordo. È vero che il leader Epifani nei giorni scorsi ha ammesso che il semipresidenzialismo è una scelta che prenderemo in considerazione, tuttavia non tutti nel partito vogliono una svolta francese. Si cuce la bocca il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Non parlo né oggi né mai sul contenuto delle riforme. Resterò assolutamente neutrale, giura il Capo dello Stato. Forse infastidito per chi ancora oggi sui giornali lo critica di aver attuato un presidenzialismo di fatto.